Ben ritrovati, tra breve nel nostro TG vi parleremo dell'Annunziata perché c'è una lettera dei medici ai cosentini, sostanzialmente i camici bianchi che sono in stato di agitazione dicono difendiamo l'ospedale, poi vi parleremo del sangue sulle strade calabresi in questo inizio d'anno tragico, 4 le vittime, questo e tanto altro subito dopo i titoli. Lettera aperta ai cosentini dai medici dell'Annunziata, all'ospedale vive una situazione drammatica, siamo pronti allo sciopero, invito a Scopelliti e Pezzi perché vengano a vedere cosa sta accadendo in questo presidio. A bordo di una moto sparano ad un commerciante, volevano ucciderlo ma le pistole si inceppano, la sequenza dell'azione è stata ripresa dalle telecamere, oggi l'arresto dei due con l'accusa di tentato omicidio. Ancora un incidente a Cosenza, protagonista una trentenne che è in coma, la giovane a bordo della sua auto stava percorrendo la statale 107 nei pressi della stazione ferroviaria, quando per cause imprecisate l'automobile su cui viaggiava è sbandata, è un inizio d'anno tragico che è già costato la vita a 4 persone. Proteste stamattina di un'associazione di ambientalisti dinanzi al Tribunale di Paola. I manifestanti hanno chiesto che il processo per i fatti della Marlane venga accelerato. I numeri contenuti nel rapporto sull'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza testimoniano l'ottimo lavoro svolto nel territorio, in calo rapine, danneggiamenti e furti. Ancora buonasera dalla redazione del TG10 in apertura, lo avete sentito anche dai titoli, la sanità con una lettera dei medici, una lettera firmata da tutte le sigle sindacali dell'Annunziata di Cosenza, una missiva rivolta ai cosentini. Viviamo, scrivono i camici bianchi, una situazione di profondo disagio a causa del blocco del turnover. I servizi sono a rischio, i medici tra l'altro lanciano un appello anche al governatore Scopelliti, venga a vedere di persona cosa sta succedendo in questa struttura. Valentina Palmieri. Questa è la copia della lettera che da domani sarà affissa nei corridoi dell'ospedale Bruzio e in altri punti della città. In calce la firma di tutti i rappresentanti delle sigle sindacali. L'appello è rivolto ai cosentini e denuncia lo stato di precarietà in cui lavorano i sanitari. La lettera arriva alla fine di un mese di vertenze, riunioni, tavoli tecnici infruttuosi. L'ultimo episodio in ordine di tempo l'accorpamento delle aree di chirurgia, Falcone, Migliori e Medicina, Cosco e Valentini. Operazione dettata dalla necessità di reperire 4 medici, 2 per reparto da destinare al pronto soccorso. Riteniamo inaccettabile, scrivono i medici nella lettera aperta ai cosentini, che le carenze di organico vengano sanate nel pronto soccorso con questo tipo di soluzioni che non risolvono il problema. Il pronto soccorso è solo la punta dell'iceberg perché il personale è sotto organico in tutti i reparti. I medici, ricordano nella lettera, hanno posto diverse volte la questione al direttore Gangemi, quest'ultimo però ha ribadito che nuove assunzioni non saranno possibili considerando i vincoli imposti dal piano di rientro e l'avviso perentorio del subcommissario Pezzi. Ed è proprio all'ex generale della Guardia di Finanza che i medici rivolgono l'appello, venga in ospedale insieme a Scopelliti a vedere come siamo costretti a lavorare, scrivono. L'altro appello è rivolto al sindaco Occhiuto affinché convochi un consiglio comunale ad hoc sulla sanità. Dalla prossima settimana i medici in stato di agitazione avvieranno una campagna di informazione alla cittadinanza con l'occupazione simbolica di alcune aree, il blocco per ora solo annunciato delle attività ambulatoriali e lo sciopero previsto per la fine del mese. La cronaca, volevano ucciderlo ma le pistole si inceppano e il commerciante inseguito dai killer si salva. Sembra la scena di un film, quella ripresa dalle telecamere. È accaduto a Reggio Calabria, oggi l'arresto dei due per tentato omicidio. Ci racconta questa storia Emilia Canonaco. 44 secondi di terrore e follia criminale. Un commerciante è davanti al suo negozio di frutta. In due cominciano a sparargli addosso. Lui tenta prima di schivare i colpi, quindi inizia a correre.
Ecco la scena ripresa da un'altra telecamera. I proiettili ora sono indirizzati verso l'interno del negozio dove si trova il secondo titolare. Alla fine saranno 11 i proiettili esplosi. Le pistole si inceppano e questo fa sì che non ci siano feriti. Stamattina la squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato i presunti autori del tentato omicidio, Antonino Pricoco e Carmelo Mangiola. Avrebbero agito per un debito non pagato. Giuseppe Nocera, fratello di Filippo, uno dei due proprietari della fruttivendola, davanti alla quale tutto è successo, non avrebbe versato quei soldi dopo l'acquisto di una moto. Per questo motivo, qualche giorno prima, era stato preso a calci e pugni, un'aggressione contro cui i suoi familiari erano andati a lamentarsi. Da qui la decisione di dare a lui e a suo fratello una lezione da non dimenticare. Le vittime non hanno aiutato gli inquirenti, fondamentali quindi i filmati del sistema di videosorveglianza. Scene da saloon in pieno centro. Giovani che, pistole in pugno, credono così di farsi giustizia, senza troppi perché e senza neanche il minimo scrupolo. Restiamo a Reggio Calabria con una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa. Alcune centinaia di persone hanno partecipato nella città dello Stretto alla fiaccolata e al sit-in per il quarto anniversario della bomba contro la Procura Generale che diede inizio alla stagione della tensione contro i magistrati reggini. Torniamo in questo inizio d'anno perché è stato un inizio d'anno caratterizzato da tragedie sulle strade. L'ultimo incidente in ordine di tempo la notte scorsa sulla 107, una trentenne gravemente ferita, 4 le vittime nelle prime ore del 2014. Marisa Fallico. Inizio d'anno tragico a Cosenza, 4 morti nei primi 2 giorni del 2014. Per 3 di loro fatale un incidente della strada. Ieri sera a perdere la vita, nelle lamiere contorte della sua Audi A4 lungo la strada che collega Mendicino a Cosenza, in contrada Pasquali, Sergio Cribari, 20 anni appena. Era in compagnia di un amico quando, forse a causa di un sorpasso, si è scontrato frontalmente con un Alfa Romeo Giulietta con 2 ragazzi a bordo. Dopo l'impatto, l'Audi è carambolata su una Fiat Punto su cui viaggiava una coppia di coniugi ed è finita nella cunetta. Sergio Cribari è morto sul colpo e i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, hanno faticato molto a liberare il corpo dall'ammasso di lamiere. L'amico è stato scaraventato fuori dall'abitacolo e ricoverato in condizioni gravi all'Annunziata. Ferite lievi per le altre persone coinvolte. Scene strazianti di una giovane vita spezzata in maniera assurda. Poco dopo, sulla statale 107, nei pressi del comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, un altro incidente. Una giovane donna è uscita fuori strada con la sua auto per cause in corso di accertamento e ricoverata in coma all'ospedale civile. Nel pomeriggio, invece, rogo assassino nel centro storico di Cosenza, in piazza Campanella, a pochi passi dal comune. Le fiamme, divampate probabilmente da un braciere, hanno distrutto la mansarda di un antico stabile. I condomini sono riusciti a mettersi in salvo aiutati dai soccorritori, in particolare un'anziana e il suo cagnolino, ora ospitati in un albergo dal comune. Non ce l'ha fatta invece Vincenzo Tavella, 75 anni, noto in città come il sarto poeta. Inutili i tentativi dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il corpo quasi carbonizzato del pensionato, originario del Vibonese, ma residente a Cosenza dagli anni 60, è stato ritrovato poco dopo vicino all'ingresso del suo appartamento. All'alba del 1 gennaio sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Montalto a perdere la vita erano state Carmela Prezioso, 75 anni, e la figlia Giuliana Garritano, 41 anni, due note imprenditrici. Sono state sbalzate fuori dall'abitacolo della vettura su cui tornavano dal cenone insieme ad una coppia di amici dopo che l'auto era stata tamponata violentemente. Come se non bastasse, le due donne sono state investite da un'altra auto che sopraggiungeva e che non si è fermata. Il conducente, che ieri si è presentato alla polstrada già sulle sue tracce grazie ai filmati delle telecamere e ai numeri di targa presi dai testimoni, ha detto di non essersi accorto di nulla, di aver sentito un botto, ma di aver pensato che fossero i detriti dell'incidente appena successo.
La sua auto è stata sequestrata ed è all'attenzione dei consulenti. Intanto, dall'esame autoptico eseguito sul corpo delle vittime, sembrerebbe che fossero già morte al momento dell'investimento. Tanto, troppo sangue sulle strade del Cosentino in poche ore. La giudiziaria ci porta a Paola per una nuova udienza del processo Merlane. E fuori dal tribunale la protesta di alcune associazioni, tra cui associazioni ambientaliste, che chiedono l'accelerazione del dibattimento. Sentiamo Isabella Roccamo. Nuova udienza al Tribunale di Paola del processo Merlane, la fabbrica tessile del gruppo Marzotto che dagli anni 70 ai primi del 2000 avrebbe causato la morte per patologie tumorali di un centinaio di ex operai. In aula oggi sono stati ascoltati altri test, componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda. All'esterno invece i comitati ambientalisti hanno dato vita ad un nuovo sit-in per tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Dopo i risarcimenti a chi in quella fabbrica ha lavorato e si è ammalato di tumore e ai familiari degli operai deceduti, si continua a chiedere verità e giustizia e soprattutto si chiede la bonifica dei siti inquinati dagli scarti di lavorazione. Il gruppo Marzotto vorrebbe chiudere la partita con la bonifica di circa 2000 metri quadrati, i rifiuti tossici però sarebbero stati interrati in un'area molto più vasta, oltre 100.000 metri quadrati, scarti che potrebbero trovarsi in altri terreni vicino all'ex stabilimento di Praia, dove non è stato effettuato il carotaggio. È un disastro ambientale che noi presupponiamo perché dopo i ritrovamenti avvenuti da parte e dopo la De Rosa che ha emanato i ritrovamenti di un fusto di cromo esavalente 6 bucato, di livelli di cromo esavalente 3 nel terreno altissimi, di arsenio e di altre sostanze interrati e ritrovati in varie zone. Quindi noi chiederemmo, visti i ritrovamenti, che tutta l'area venga esaminata e quindi che ci venga data la conoscenza di cosa c'è lì sotto, perché a 3-4 metri ci sono le falde acquifere, perché non si conosce il corso delle falde acquifere e comunque c'è il mare a una distanza di 30 metri. E la fabbrica è costruita sulla spiaggia. Quindi noi vorremmo prima di tutto sapere cosa c'è lì dentro, in tutta l'area, e poi la bonifica urgente. Ieri vi abbiamo parlato del carcere di Cosenza con la visita degli esponenti del PD, dei radicali del Movimento 5 Stelle, che hanno monitorato la situazione nella struttura penitenziaria, un viaggio che continueranno nelle altre realtà calabresi. Vediamo oggi invece qual è la situazione a Vibo. Una situazione che ha ormai superato il limite, una condizione di invivibilità già sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una vera e propria battaglia di civiltà che ha visto i radicali attivi finanche il giorno di Natale. Il problema del sovraffollamento delle carceri non trascura anche la Calabria. Da qui la decisione dell'assessore regionale alle politiche sociali Nazareno Salerno, che dallo scorso 30 dicembre ha avviato una serie di visite mirate nelle carceri di Catanzaro, Palmi e Vibo Valentia per poter rendersi conto personalmente della situazione. Oggi è stato il turno della casa circondariale di Vibo Valentia. Devo dire che a Vibo c'è una situazione abbastanza dignitosa, devo essere sincero, e anche a livello di organizzazione, nonostante la forte carenza di personale, si riesce ad andare avanti in maniera molto dignitosa. Perché queste visite? Beh, innanzitutto perché c'è un problema a livello nazionale che è stato posto anche nella Commissione Politiche Sociali composta da tutti i colleghi delle regioni. E c'è un programma in atto che noi vogliamo poi presentare una proposta alla conferenza Stato-Regioni proprio sul problema delle carceri. Vi è un problema di sovraffollamento, anche se qui a Vibo è molto limitato, ma c'è soprattutto un problema di carenza di personale della polizia penitenziaria e quindi di tutto l'apparato. E poi comunque c'è un problema molto serio che è quello del reinserimento dei detenuti. C'è una buona notizia appena battuta dalle agenzie di stampa. I medici della sede Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù hanno salvato l'occhio ad un bambino ferito in Calabria dallo scoppio di un botto la notte di Capodanno.
lo rende noto la stessa struttura in un comunicato pubblicato sul sito web. Il bambino di 10 anni è stato accompagnato dai genitori nell'ospedale di Cosenza con una ferita all'occhio provocata da una scheggia luminosa. I medici hanno subito contattato il DEA del Bambin Gesù di Roma. Il dottor Paolo Capozzi e i medici della divisione oculistica hanno quindi deciso l'immediato trasferimento del piccolo. A Roma il bambino è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato che la cornea era aperta in due e la sclera gravemente lesionata nella parte inferiore. Il piccolo è stato quindi trasferito nella sede Palidoro, dove i Capozzi, insieme alla dottoressa Paola Valente e dall'equipe della divisione, ha iniziato un intervento chirurgico durato 3 ore. Siamo riusciti a non enucleare il bulbo, ha detto il dottor Capozzi, e l'operazione ne ha salvato l'anatomia, almeno da un punto di vista estetico, e speriamo anche la funzionalità. Gli accertamenti dei prossimi giorni ci diranno che danni ha avuto, ma sostanzialmente l'occhio è salvo. I carabinieri di Cosenza hanno tenuto una conferenza stampa per tracciare il bilancio di fine anno e il consuntivo del lavoro svolto nel 2013. Sono aumentati gli omicidi, che però hanno quasi tutti un colpevole, e sono diminuite le rapine. Vediamo. Mi sento cosentino anche se sono qui da soli 2 mesi, ha esordito così il colonnello Giuseppe Brancati presentando i risultati dell'arma nel territorio provinciale di Cosenza. Nel 2013 sono aumentati gli omicidi, che sono stati 9, ma ben 8 hanno già un colpevole, e poi sono diminuite le rapine. Penso che la provincia di Cosenza sia un territorio sostanzialmente sicuro. Gli omicidi che sono avvenuti nella maggior parte dei casi in un ambito familiare o comunque di relazioni strette, sono stati scoperti 8 su 9. Le rapine sono in un calo significativo, ma comunque l'attenzione è sempre molto alta. L'assenza di omicidi riconducibili direttamente a lotte intestine o a lotte tra organizzazioni criminali ci fa propendere appunto per l'esistenza di questo patto di non belligeranza. Un patto di non belligeranza chiaramente che non è che ci fa stare particolarmente tranquilli, perché è un patto comunque che porta ad andare contro i cittadini, e quindi in quanto tale lo vorremmo sciogliere al più presto possibile, mandando questa gente in galera. E c'è il primo intervento di Monsignor Galantino, sapete, il vescovo di Cassano allo Ionio, che è nuovo segretario della CEI. Lui dice no ai sacerdoti faccendieri o professionisti, sì invece a persone capaci di spendersi in maniera credibile per gli altri. Così Monsignor Nunzio Galantino, neosegretario generale della CEI, ha parlato nel suo primo intervento pubblico da quando è stato chiamato al nuovo incarico da Papa Francesco al convegno nazionale per la pastorale delle vocazioni. Monsignor Galantino, riferisce l'agenzia SIR, ha anche invitato i sacerdoti a dare innanzitutto il buon esempio. La preghiera va bene, ma dobbiamo renderci conto molto di più che l'esempio è indispensabile. Senza esempio da parte delle persone consacrate, le preghiere non vanno da nessuna parte, ha detto il segretario ad interim della Conferenza Episcopale Italiana. E torniamo a Cosenza, dove è stata inaugurata ieri alla Casa delle Culture la mostra di una giovane artista cosentina. Lei si chiama Zefa Paci. Vediamo. È stata inaugurata alla Casa delle Culture di Cosenza la mostra dal titolo L'attesa di Zefa Paci. 18 opere che presentano tutte la stessa particolarità. Sono dipinte sul retro della tela e simboleggiano i diversi stati d'animo dell'artista cosentina. Le mie opere comunque si trovano all'interno della corrente, di una corrente che non è artistica, ma è la corrente comunque della mia vita e del mio cuore. Quindi io donna, io artista, creo dei bimbi. E ancora non li ho creati nella vita, quindi è un po' uno sfogo anche, e creo questi bimbi che sono comunque un mero atto creativo di donna ma anche di artista.
È una celebrazione veramente della donna che vuole fare successo nella vita, come madre, che vuole fare successo nel mondo del lavoro e che si accorge, anche se in attesa, si accorge che può farcela anche da sola, quindi che inizia a prendere consapevolezza delle proprie capacità. All'inaugurazione della mostra, patrocinata dall'amministrazione comunale di Cosenza, era presente il sindaco Mario Chiuto, che oltre ad esprimere apprezzamento per la giovane e promettente artista, ha sottolineato l'immortalità dell'arte e la sua capacità di veicolare importanti messaggi. Il primo cittadino, inoltre, ha colto l'occasione per ricordare i progetti che prenderanno forma nell'anno appena cominciato. Noi punteremo sempre di più all'arte, questo edificio spero che potrà a breve anche trasformarsi in un nuovo museo di arte contemporanea dove ci saranno delle mostre permanenti, anche delle mostre come queste, diciamo, temporanee. Abbiamo tanti altri progetti di trasformazioni materiali con la creazione di nuovi musei nel centro storico, la Via degli Artisti che si sta realizzando già appaltata lungo il fiume, ma il Museo del Tesoro di Alarico, il Museo del Gusto all'interno di Santa Lucia. E quindi voglio dire, puntiamo sempre di più sulla valorizzazione artistica e culturale della nostra città e della porta della cultura che per noi è proprio rappresentata dal centro storico. La mostra di Zeffa Paci sarà visitabile alla Casa delle Culture fino a sabato 11 gennaio. Adesso vediamo qual è, che cosa ci aspetta per le prossime ore dal punto di vista del meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di cosenzameteo.it. Le immagini del satellite riferite alla giornata di ieri ci mostrano una nuvolosità frastagliata associata a deboli precipitazioni che ha interessato la nostra regione, ma soprattutto l'estesa banda nuvolosa su Spagna, Francia e regioni nord-occidentali della nostra penisola. Dall'analisi della carta del tempo notiamo come il centro di bassa pressione che ha interessato la nostra regione, la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno, ha raggiunto le coste turche, mentre una nuova area di bassa pressione sta entrando nel bacino del Mediterraneo, dal Golfo di Biscaglia, la quale porterà abbondanti nevicate sulle Alpi, sul sud Italia invece un richiamo di correnti miti. Passiamo alle previsioni in dettaglio per le prossime ore. Per la giornata di domani si prevedono cieli poco nuvolosi sui versanti tirrenici ed interni, con isolati rovesci, sullo Ionio sereno o tutt'al più locali velature. E adesso il consueto sguardo alla carta dei mari e dei venti. Per la giornata di domani il Tirreno mare mosso con venti da sud, sullo Ionio mare quasi calmo con ventilazione di scirocco. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito internet www.cosenzameteo.it dove troverete articoli sempre aggiornati. In più avrete la possibilità di verificare le condizioni meteorologiche in diretta grazie alla nostra rete webcam in continua espansione. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lascio ad una bella copertina che riguarda un presepe vivente, il presepe vivente di Lappano e vi do appuntamento alle 22.30.